Oggi conserviamo i nostri semi di basilico in due modi diversi. Uno, quello veloce, e l'altro, il metodo della nonna. Dalla rigogliosa pianta abbiamo scelto la fioritura migliore. E l'abbiamo fatta essiccare. Direttamente sulla pianta. In controluce possiamo già notare i semini che sono all'interno. Tagliamo lo stelo fiorito e posiamolo delicatamente in una bacinella. Dopo averli raccolti tutti, mettiamoli delicatamente in un cestello. E lasciamoli asciugare per 7 giorni a temperatura ambiente. Adesso passiamo alla conservazione veloce dei semi. Io faccio così. Mi munisco di un barattolo di vetro, un elastico, un pezzo di stoffa o carta. Metto direttamente gli steli, inclusi di semi, nel barattolo. Faccio attenzione che il tutto sia ben contenuto in barattolo. Avvolgo con il tovagliolo di carta o di stoffa, ci metto l'elastico sopra e vado a riporre in un luogo asciutto dentro casa. Il secondo metodo è quello della nonna. Strofino direttamente i ceppi tra le mani, tali da far fuoriuscire i semini dall'interno. Ed ecco il risultato. Adesso bisogna dividere il secco dai semi. Prendo un semplice foglio di carta e lo avvolgo a cono. Ripiego il fondo e verso all'interno i semini. Sono abbastanza per una buona semina domestica il prossimo anno. E vado a riporre in un luogo asciutto a temperatura ambiente. Ciao, alla prossima!